Adesso però dobbiamo fare un po' di chiarezza su un aspetto che purtroppo io non ho trovato ben descritto sui libri. Bene, in questo video parliamo di cinetica chimica, ma prima di iniziare vi voglio ricordare che voi potete scaricare il PDF di questo video nel link in descrizione. Che cos'è la cinetica in chimica? La cinetica studia la velocità di una reazione. Perché è importante studiare la cinetica? È importante studiare la cinetica per due ragioni. Perché grazie alla cinetica io avrò informazioni relative alla velocità appunto di una reazione. Saprò capire perché magari una reazione è veloce, perché un'altra è lenta e quindi posso tentare poi di apporre delle modifiche per cercare di migliorare quella reazione e renderla più veloce. Questo è importante nell'industria. Se uno deve produrre un prodotto ha bisogno anche che quella reazione sia veloce, che non ci vogliano anni affinché il prodotto sia lì. Ecco la ragione per cui la cinetica è importante. Ma c'è anche un'altra ragione per cui la cinetica è importante. È per il fatto che grazie allo studio sulla cinetica noi possiamo comprendere il meccanismo di una reazione. E comprendere il meccanismo di una reazione è essenziale per cercare di migliorare la reazione stessa. Ma iniziamo a definire cos'è la velocità in chimica. In fisica sappiamo che la velocità è una variazione sempre di una proprietà rispetto al tempo. In chimica è lo stesso, ma cos'è questa proprietà che varia in una reazione? L'unica cosa che può variare in una reazione è la concentrazione dei reagenti e la concentrazione dei prodotti. Ecco perché la velocità è espressa come la differenza di concentrazione, delta C, diviso delta T. La concentrazione è espressa in molarità in questa equazione, quindi sarà moli su litro. Ora metteremo più davanti a questo rapporto se la concentrazione che stiamo considerando è quella dei prodotti, mentre metteremo un segno meno se la concentrazione che stiamo considerando è quella dei reagenti. Perché questa differenza? Perché i reagenti si consumano nel tempo durante la reazione, mentre i prodotti si formano. Ecco che appunto la loro variazione, se io per esempio inizio con 50 moli di un mio reagente, nel corso della reazione queste 50 moli saranno diventate 20, per esempio. Quindi se io faccio 20 meno 50 mi esce come differenza da mettere all'interno della definizione di velocità, ecco che mi esce un valore negativo. Dunque cosa hanno pensato i chimici a cui non piace questo segno negativo nella velocità? Mentre in fisica il segno negativo è più che accettato per la velocità e indica una differente direzione. In chimica i chimici hanno deciso che questo non andava bene e dunque hanno detto no, noi le velocità le vogliamo per forza positive, altrimenti per noi non ha senso. E quindi hanno deciso di mettere un segno meno davanti alla velocità espressa con i reagenti. Questa è ovviamente una convenzione, quindi ve la dovete ricordare a memoria, ma non è molto difficile da ricordare. Allora, facciamo adesso un banale esempio, giusto per chiarirci l'idea sulla prima equazione che abbiamo scritto e non avere dubbi. Consideriamo questa reazione, H2 più Br2, entrambi gassosi, che danno 2HBr. Facciamo finta che noi abbiamo calcolato che nel tempo 200 secondi la concentrazione di Br2 è diminuita da 3 moli per litro a 1,5 moli per litro. Quale sarà la velocità rispetto a Br2? La velocità di consumo di Br2 sarà data da semplicemente la differenza tra la concentrazione finale meno la concentrazione iniziale, che è appunto 3, diviso 200 secondi. Ovviamente, come vedete, viene un valore negativo, quindi abbiamo detto ai chimici non gli piace questo valore negativo, metteteci davanti il segno meno. Se fate il calcolo, vi viene 7,5 per 10 alla meno 3 moli di Br2 per litro. Dunque abbiamo visto che la velocità dipende dalla concentrazione. Vediamo adesso come scrivere la velocità di una reazione generica. Se noi abbiamo A più B che dà C più D, come scriveremo la velocità della reazione? La velocità della reazione sarà data da meno 1 su A, quindi meno 1 sul coefficiente stoichiometrico di A, che moltiplica delta della concentrazione di A diviso il tempo, quindi delta T. Lo stesso per B, solo che dobbiamo considerare il coefficiente di B, e per gli altri è analogo, solo che gli altri sono i prodotti, quindi avranno segno positivo.
Come mai la velocità della reazione ha il coefficiente stechiometrico che viene considerato? È molto semplice. È lo stesso concetto che abbiamo visto nel video sui rapporti ponderali delle reazioni chimiche. In quel video avevamo visto che se io ho una reazione generica, come quella scritta qui, le moli dei miei reagenti e dei miei prodotti sono correlati tra loro con questo tipo di equazione, che vedete è molto simile a quella che abbiamo scritto anche qui, si divide per i coefficienti stechiometrici. Se io per esempio voglio sapere le moli di C a partire dalle moli di A, devo fare le moli di A diviso il coefficiente stechiometrico di A per il coefficiente stechiometrico di C. Quindi sono solo dei rapporti che ci permettono di passare dalle moli dei reagenti alle moli dei prodotti, tenendo conto dei coefficienti stechiometrici. Ecco, dobbiamo fare la stessa cosa anche con le velocità. Perché? Perché siccome la velocità dipende dalla concentrazione e quindi dipende dalle moli, ecco che lo stesso discorso che applicavamo alle moli lo dobbiamo applicare anche a una cosa che dipende dalle moli, come la velocità. Quindi associare la nostra equazione della velocità all'equazione dei rapporti ponderali ci può aiutare a ricordare entrambe, se vogliamo, o comunque a ricordare più facilmente l'equazione della velocità di reazione. Adesso però dobbiamo fare un po' di chiarezza su un aspetto che purtroppo io non ho trovato ben descritto sui libri, che però è implicito nei libri, non lo rendono chiaro ed esplicito come in questo video e lo sto facendo io per voi. Questo è un vantaggio appunto per voi che state guardando questo video. Qual è questo punto da chiarire? Il punto da chiarire è la differenza tra velocità di reazione e velocità di consumo o di formazione rispetto a un reagente. Sono due cose diverse. La velocità di reazione è quella che abbiamo appena visto nell'equazione di sopra ed è uguale per tutte le specie chimiche ed è un valore che è uguale per tutta la reazione, appunto perché io sto dando un valore unico di velocità per tutte quelle specie, dividendo per i coefficienti stechiometrici. Ma qual è invece la velocità di consumo o di formazione di una specie chimica? Questa è la velocità che dipende dal coefficiente chimico della specie chimica che stiamo considerando. Ora, se non avete capito, è normale, perché lo capirete con l'esempio che vi sto appena facendo. Vediamolo. Prendiamo questa equazione. Prendiamo N2 che reagisce con 3H2 per dare 2NH3, che sarebbe l'ammoniaca. Allora, noi di questa equazione generica sappiamo che la velocità di formazione è 1.5 moli su litro per ore. Voglio sapere qual è la velocità di formazione di H2, qual è la velocità di formazione di N2 e qual è la velocità di reazione. Come si fa? Noi sappiamo la velocità di formazione di NH3. Non la velocità di reazione, ma quella solo di NH3. Dunque io devo prendere NH3, considerare il suo coefficiente stechiometrico e poi considerare il coefficiente stechiometrico di H2, come facevamo per le moli nei rapporti ponderali tra le reazioni chimiche. È esattamente lo stesso concetto. Quindi io prendo la velocità di formazione di NH3, 1.15, la divido per il coefficiente stechiometrico di NH3 che è 2 e lo moltiplico per il coefficiente stechiometrico dell'idrogeno che è 3. Il risultato sarà 1.72. Facciamo lo stesso con la velocità di consumo di N2. Anche qui dobbiamo tenere in conto i rapporti tra i coefficienti stechiometrici. Quindi prendo di nuovo la velocità di formazione dell'ammoniaca, la divido di nuovo per il coefficiente stechiometrico dell'ammoniaca e la moltiplico per il coefficiente stechiometrico dell'azoto, che questa volta è 1. Il risultato è 0.575. Ora dobbiamo rispondere all'ultima domanda. Qual è la velocità di reazione? Per calcolare la velocità di reazione noi dobbiamo usare la formula che abbiamo visto prima, con uno qualsiasi degli agenti o dei prodotti. A me non interessa cosa uso. L'importante è che lo divido per il suo coefficiente stechiometrico. Quindi come calcolo la velocità di reazione? Prendo la velocità di formazione dell'ammoniaca e la divido per 2, il suo coefficiente stechiometrico. E ottengo 0.575 di nuovo. Ovviamente la velocità di reazione, come vedete, è un numero che posso estendere a tutta la reazione. Però è anche uguale alla velocità di formazione dell'azoto. Ma questo perché l'azoto ha il coefficiente unitario. Questa è la ragione per cui sono uguali, ma sono comunque due concetti diversi.
Beh, spero di aver chiarito la questione su questo punto. Adesso andiamo avanti. Allora, noi abbiamo visto la definizione di velocità. Tuttavia, nella definizione di velocità che abbiamo appena fatto, c'è un piccolo problema. Il problema è esattamente lo stesso problema che abbiamo in fisica quando studiamo la cinematica, ossia che la velocità che noi abbiamo descritto in quel modo, con quell'equazione, è una velocità media in realtà. Non è la velocità che mi può esprimere il moto di un oggetto la cui velocità varia nel tempo. E le reazioni chimiche sono esattamente così, perché la velocità è molto alta all'inizio, quando ho molti reagenti, e poi tende a diminuire verso la fine. Per esempio, se noi prendiamo il grafico della concentrazione di uno dei reagenti nel tempo, vedremo che la concentrazione del reagente all'inizio si abbassa molto velocemente, con una pendenza molto ripida. Poi dopo questa pendenza di questa curva diventa sempre meno ripida, per poi diventare anche quasi costante all'apparenza. Quindi questo indica che la velocità all'inizio è alta, poi si abbassa, quindi cambia nel tempo. Il reagente prima ha una velocità molto elevata, poi via via la sua velocità diminuisce. Semplicemente così. Perché? Perché all'inizio noi abbiamo tanti reagenti che quindi tra di loro reagiscono velocemente. Poi, siccome ce ne sono di meno di reagenti, perché la loro quantità diminuisce, ecco che diminuirà anche la loro velocità. Vediamo invece il grafico della concentrazione di un prodotto che varia nel tempo. Il grafico sarà verosimilmente molto simile a questo qui. Quindi vediamo che all'inizio non abbiamo niente, non abbiamo nessun prodotto. Poi via via il prodotto si forma e c'è una concentrazione più alta del prodotto. Come si fa a vedere la velocità su questi due grafici dove la velocità varia? La velocità altro non è data che dalla pendenza. Quindi per sapere la velocità in un grafico così fatto o in un grafico così fatto, io devo disegnare una retta tangente a ogni punto del mio grafico. Cioè, quindi il mio grafico è fatto da parecchi punti. Per sapere la velocità di ogni singolo punto io avrò parecchi dati, parecchie tangenti che mi dicono com'è la velocità in quel secondo, com'è la velocità in quell'altro secondo ancora e via di seguito. Quindi vedete che sono parecchi i dati. Più io restringo il tempo in cui io vado a guardare qual è la velocità, quindi vado da un secondo, passo un millisecondo, poi ancora più giù, vuol dire che alla fine arriverò a un intervallo infinitesimo. La variazione infinitesima in un intervallo infinitesimo in matematica è definita derivata. Quindi come esprimiamo la velocità di una reazione chimica? Con un'equazione che mi descriva bene tutti i casi, quindi con un'equazione generale, assoluta, definitiva e buona. Eccola qui. Per un'equazione generica di questo tipo, io potrò scrivere che la velocità sarà uguale, molto simile a quanto abbiamo fatto prima, quindi per A la velocità di reazione sarà data, se la esprimo con A, come 1 diviso il coefficiente stoichiometrico di A, derivata di A rispetto al tempo. Ovviamente segno meno perché è il reagente. La stessa cosa per B, considerando il coefficiente stoichiometrico di B, e via di seguito per i prodotti, solo che questa volta il segno è positivo. Ecco che quindi è un'equazione molto simile a quella che abbiamo visto prima, che la velocità varia, non è costante, e quindi dobbiamo considerare intervalli sempre più piccoli fino ad andare al concetto di derivata in matematica. Ovviamente graficamente questa operazione matematica, come abbiamo già in parte detto, corrisponde alla tangente in ogni punto della mia curva. E il coefficiente ancorare di questa retta è esattamente la pendenza. Nel caso dei reagenti la pendenza sarà negativa e la retta inclina verso sinistra. Nel caso dei prodotti la pendenza sarà positiva, la retta inclina a destra. Quindi in sintesi, qual è la velocità di una reazione in chimica? È la derivata rispetto al tempo della concentrazione di una delle specie che prendono parte alla reazione divisa per l'appropriato coefficiente stoichiometrico. È trasformata in numero positivo. Ecco che abbiamo adesso la definizione e abbiamo l'equazione con cui descriverla. Quindi voi vi dovete ricordare questa equazione ultima che io vi ho scritto e dirla ai vostri professori come definizione di velocità. Ora, questa equazione in realtà non è che serva proprio molto a livello pratico, perché mettermi a fare la derivata punto per punto per sapere in ogni punto qual è la velocità, a livello pratico non ha grandi risultati. Avrà però una sua applicazione, quindi ricordatevelo, quando andremo a parlare dell'equazione integrata.
che andremo a vedere più avanti. Però, in definitiva, io vi suggerisco di ricordarla semplicemente come base di concetti per dare una definizione di velocità. Adesso andiamo avanti. Quindi abbiamo detto che questa equazione non ha proprio un'applicazione dal punto di vista pratico. Perché? Perché sperimentalmente è stata rimpiazzata da delle equazioni empiriche che sono state ottenute per determinare la velocità di una reazione in modo molto più pratico e molto più efficiente. È il concetto di legge cinetica. Cos'è la legge cinetica? È un altro modo di esprimere la velocità, ma in modo pratico, cioè tramite esperimenti. Tramite esperimenti si è visto che la velocità di una reazione è in genere sempre uguale a un valore K, una costante sperimentale, per la concentrazione di un reagente, quasi nel 98% dei casi sarà per la concentrazione di un reagente. In alcuni casi ci può entrare anche il prodotto in questa equazione, ma è raro, diciamo. Quindi, concentrazione di un reagente, mettiamo A, concentrazione di un reagente, mettiamo B, il tutto elevato a dei valori X, Y. Cosa saranno questi valori? Questi valori non sono i coefficienti stoichiometrici dell'equazione bilanciata, non lo sono. Sono però i coefficienti stoichiometrici dello step elementare, che è un concetto che andremo a vedere nel video successivo, quando parleremo del meccanismo di reazione. Adesso però voi basta sapere che possiamo esprimere la velocità in un altro modo, cioè con un'equazione empirica. Vuol dire che si ricava in laboratorio. Voi non potete sapere, se io vi do una reazione generica, voi non potete sapere qual è la legge cinetica di questa equazione, perché lo si ricava in laboratorio attraverso dei metodi che andiamo a vedere più avanti. Dunque, nella testa vi dovete mettere che la legge cinetica la ricavo solo con il camice in laboratorio. Dunque nessuno vi potrà dire: dimmi la legge cinetica di questa equazione bilanciata. Non lo potete sapere. Però in genere è questa qui. Quindi vediamola un po' meglio. K abbiamo detto che è la costante cinetica. Questa è una costante che non dipende dalle concentrazioni, ma dipende dalla temperatura. Ciò vuol dire che se la temperatura varia, la legge cinetica è diversa, ok? X e Y sono dei numeri interi, ma anche talvolta frazionari. Poi c'è la concentrazione dei reagenti. Ma noi non sappiamo né quali reagenti né quanti reagenti parteciperanno alla legge cinetica. E in più vi ho detto che talvolta in questa legge cinetica c'entrano anche i prodotti, anche se è raro. Vediamo un esempio. Prendiamo questa reazione. Questa è la reazione di decomposizione dell'acetaldeide. Per questa reazione la legge cinetica trovata in laboratorio è V uguale K concentrazione dell'acetaldeide. Come vedete, nella legge cinetica compare solo l'acetaldeide, cioè solo il reagente. Però questo reagente compare pure elevato a 3 mezzi. Come vedete, 3 mezzi è un valore che non c'è da nessuna parte nell'equazione bilanciata, appunto perché è stato trovato sperimentalmente. Tornando alla nostra legge cinetica, l'esponente X indica l'ordine di reazione della specie chimica A. È un modo per indicare questi numeri. Quindi questi numeri dico che sono l'ordine della reazione rispetto ad A, Y è l'ordine della reazione rispetto a B, è un modo per chiamarli, ok? E dico anche che l'ordine della reazione complessivo è dato dalla somma di X più Y. Questo è un modo per comunicare tra chimici, ecco, relativamente alle leggi cinetiche, e dire ok, ho una reazione del primo ordine, ho una reazione del secondo ordine, così che un chimico già nella testa inizia a capire più o meno qual è la legge cinetica, che cosa ha davanti. Quindi è un metodo di comunicazione, niente di più. Dovete ricordare questo parola ordine connesso con la legge cinetica. Facciamo sempre un esempio, perché le parole sono belle, ma i fatti sono più efficaci. Quindi vediamo, prendiamo l'equazione Br O3- più 5Br- più 6H+, da 3Br2 più 3 di acqua. Per questa reazione è stato trovato che la legge cinetica è uguale a V, che è uguale a K per la concentrazione di BrO3-, la concentrazione di Br- e la concentrazione di H+ al quadrato. Come vedete, in questa legge cinetica rientrano tutti i reagenti, ma non è sempre così. Talvolta qualche reagente non c'entra proprio niente con la legge cinetica. E inoltre vedete che H+ è elevato a 2, che non c'entra niente col coefficiente stoichiometrico nella reazione bilanciata, che è 6. Dunque però, vediamo adesso qual è l'ordine di reazione rispetto a tutti questi reagenti e poi l'ordine di reazione complessivo. Allora, l'ordine di reazione rispetto a BrO3- è 1, perché non c'è scritto niente. L'ordine di reazione rispetto a Br2 è di nuovo 1,
è l'ordine di reazione rispetto ad H2 e 2, quindi come vedete è molto semplice. L'ordine di reazione complessivo sarà dato dalla somma di 3, quindi devo fare 2 più 1 più 1, che fa 4. Questo è l'ordine di reazione. Ecco che però dovete considerare che ci sono anche reazioni con ordine di reazione uguale a 0. Cosa vuol dire? Che data una reazione, la legge cinetica sarà data da V uguale K. Quindi una legge cinetica dove non compare proprio la concentrazione di nessun reagente. Come esempio si può usare la decomposizione della fosfina sul tungsteno riscaldato. La legge cinetica di questa equazione è esattamente V uguale K, quindi legge cinetica di ordine 0. Ora, una legge cinetica di ordine 0 non è una cosa di tutti i giorni. In realtà avviene e può avvenire solo ed esclusivamente per delle reazioni che avvengono in fase eterogenea, cioè dove i miei reagenti hanno fasi diverse, uno è liquido e l'altro è solido, uno è gas e l'altro è liquido. Solo in questo caso, allora, posso avere legge cinetica di ordine 0. Quindi vedete che la velocità uguale K indica una velocità costante, cioè una velocità che non varia mai, se non puoi cadere a picco nel momento in cui la reazione è finita.